Ecco in anteprima i nuovi eroi che verranno aggiunti col nuovo sistema nella patch 8.0. Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, io sono Kino e oggi vi parlerò del nuovo sistema di eroi. Perché ve ne parlo proprio oggi? Perché sono appena uscite le patch notes riguardanti questo sistema. Io ne approfitto e voglio farci subito un video per spiegarvi quanto ho capito da tutto questo. Ormai tutti noi su Salva al Mondo sappiamo che abbiamo solo tre eroi selezionabili per la nostra squadra. Uno è l'eroe principale, poi abbiamo il bonus squadra e abbiamo il bonus supporto. Bene. D'ora in poi cambierà tutto perché con la patch 8.0 avremo più eroi, più combinazioni. Vi leggo tutto. Al momento la squadra eroe utilizza 3 slot. Eroe, supporto e tattico, appunto. Il nuovo equipaggiamento eroe si comporrà di 7 elementi. Un comandante, 5 membri della squadra di supporto e un vantaggio squadra. Gli eroi non saranno più definiti da un set completo di vantaggi statici, al contrario, saranno concentrati su un vantaggio specifico che potrai cambiare e combinare secondo il tuo stile. In altre parole, l'equipaggiamento eroe ti darà gli strumenti per giocare a modo tuo. Guardiamo i dettagli. Comandante. Il comandante è l'eroe con cui giocherai nel corso della missione. Quest'eroe determinerà le tue abilità. I vantaggi di classe, di cui parliamo più sotto, e il vantaggio comandante. Il vantaggio comandante si sblocca quando l'evoluzione dell'eroe raggiunge 2 stelle e rappresenta un potenziamento significativo rispetto al vantaggio base. Il vantaggio comandante gioca un ruolo chiave e la sua scelta è un passaggio importante dell'equipaggiamento. Approfittane per usarlo al meglio. Fin qui, raga, abbiamo tante parole dalla mamma Epic, delle immagini dimostrative, io ve le allego comunque sempre, come sempre sullo schermo, in modo che possiate farvi l'idea. Abbiamo le immagini purtroppo in inglese perché sono appunto postate sul sito ufficiale della Epic, quindi intanto abbiamo notato che il moderatore o admin direi proprio, livello 110. Comunque, andiamo avanti a leggere, squadra di supporto. La squadra di supporto è la colonna vertebrale del tuo equipaggiamento. Ciascun eroe in uno slot della squadra di supporto ti fornirà un vantaggio standard e l'8% delle sue statistiche. È qui che potrai sfruttare la tua collezione di eroi per creare equipaggiamenti creativi. Con 5 slot per la squadra supporto avrai svariati modi per personalizzare la configurazione come preferisci. Diventerai un costruttore che colpisce a distanza con fucili di precisione o un soldato sempre lanciato allo sbaraglio? La scelta è solo nostra, raga. E io già avevo intuito da tutti i discorsi che facevano su Reddit, da come si era svolto, c'era un hype dietro a tutta questa roba che la gente non vedeva l'ora che usciva tutto questo sistema. Ho letto molte critiche anche contro questo nuovo sistema. Secondo me è un fatto molto molto positivo perché andrà a snaturare completamente la natura del gioco. Cioè, raga, adesso noi potremo sbizzarrirci come meglio crediamo. Cioè, potremo combinare gli eroi facendo salto. Io ho già letto le patch notes e non vi voglio spoilerare tutto perché avendo già letto più in avanti, ho già modo di capire più o meno come possono funzionare le cose. Dopo fanno un esempio che è eclatante. Aspettiamo e ci arriviamo insieme. Vantaggi classe. Ciascuna classe ha una serie di vantaggi che ne definiscono le caratteristiche. Quando giochi come costruttore vogliamo che tu ti senta davvero tale, ma vogliamo anche darti gli strumenti per ricoprire il ruolo a modo tuo. I vantaggi di una classe definiscono il cuore della sua esperienza, ma senza limitare inutilmente le opzioni di gioco. Ad esempio, abbiamo preso l'abilità base e l'abbiamo convertita in un vantaggio per la classe costruttori. Perciò tutti i costruttori potranno utilizzare base attraverso l'interfaccia radiale delle trappole. Quindi d'ora in poi tutti i costruttori, a prescindere da chiunque esso sia, avranno l'abilità base. E potremmo utilizzare l'abilità base attraverso l'interfaccia radiale delle trappole. Quindi premeremo il tasto Tab. È un po' come funziona con i binari della bomba, raga. Penso che avremo lì l'abilità base. Appunto perché si concentreranno a dare più abilità ai costruttori. Perché questo? Perché durante tutta questa alfa beta di Fortnite Salva al Mondo, comunque sono state mosse talmente tante critiche per quanto riguarda i costruttori, perché la gente entrava ormai in missione solo con furia di frammenti, entravano coi ninja, ma è ovvio, se il gioco ti motiva a usare furia di frammenti perché mi butta giù un Teddy, mi lancia l'elettrotorre, faccio questo, fa tutto da solo, allora hanno cercato dei modi per compensare tutto questo. Io sinceramente anche l'esempio che fanno loro, Kyle base pesante, cioè il costruttore migliore che io ho, migliore no, però è quello più uno dei più comodi da usare perché fa l'energia, ti spazza via i piccoletti, tutti quelli che entrano nella base pigliano il danno, insomma. E lui era già uno dei migliori, non so, gli altri costruttori, cioè se non erano utili per riciclare i materiali, c'era il plasmipulso che ti killava i mostri della nebbia. Cioè,
Però non è, nessuno era mai incentivato. Diciamo che loro vogliono incentivarci a usare più i costruttori, no? È questo. E aggiungono anche: noterete che la maggior parte di questi vantaggi di classe esisteva già sotto un'altra forma, ma sono stati tutti modificati per adattarsi meglio al nuovo ruolo. Alcuni sono stati reinventati e hanno ricevuto nuove funzionalità, mentre altri sono stati semplicemente ritoccati e adattati. Ad esempio, sul pezzo è un vantaggio per la classe straniero e include automaticamente la funzionalità del vecchio vantaggio supervista. Quindi, dopo che tireremo le picconate agli oggetti, tutti gli stranieri avranno il vantaggio supervista, cioè che vedranno le casse attraverso i muri. Prima era solo tipo sull'apripista, poi non mi ricordo adesso sul momento su due piedi se anche qualche altro straniero avesse questa perk. Sicuramente sì, non è l'unico l'apripista, però ora, a quanto ho capito, magari mi sbaglio, ce l'avranno tutti gli stranieri. I vantaggi squadra metteranno a dura prova la forza della tua collezione, ma includono alcuni degli effetti più potenti e incisivi del gioco. Questi vantaggi non sono legati a un eroe, ma si selezionano da una lista di vantaggi di squadra sbloccati. Quando sblocchi lo slot del vantaggio di squadra, sbloccherai automaticamente anche 4 slot di squadra. Non vediamo l'ora di scoprire gli equipaggiamenti creativi che riuscirete a creare. Quindi neanche la Epic sa fino a che punto possiamo spingerci con questo set di eroi. A me piacciono molto le cose così, raga, le cose dove c'è il massimo della personalizzazione, anche perché è così che riusciremo a trovare tecniche, oltre ai video nuovi, oltre a tecniche nuove, sicuramente per farmare, per combattere, per difendere, chissà quante altre cose nuove che ci saranno anche i tripli salti del ninja, eccolo qua. Questi vantaggi sono speciali perché potrai attivarli solo quando la tua squadra di supporto avrà soddisfatto determinati criteri. I vantaggi di squadra possono trasformare radicalmente il tuo modo di giocare, ma prima dovrai trovare l'equipaggiamento perfetto. Ecco alcuni esempi: mantide volante, balzo della mantide, offre due salti aggiuntivi, richiede 3 ninja, quindi avremo due salti aggiuntivi, quindi io conto 2 più un salto che abbiamo adesso, abbiamo 3 salti. Raga, spettacolare, chissà che altezza riusciremo a raggiungere col ninja. Abbiamo un altro esempio, doppio pugno. Ciascun eroe con due o più stelle presente riduce del 20% il costo energetico degli attacchi pesanti sferrati dopo un'abilità. E anche questo è una perk particolare. Siamo pieni, pieni zeppi di novità, raga. Mi scuso se questo video probabilmente risulterà lunghissimo, ma la lista è lunga e ci siamo quasi, però voglio elencarvi tutto punto per punto. Il lancio dell'equipaggiamento eroe verrà accompagnato da 20 vantaggi squadra. Inoltre troverete diversi vantaggi già esistenti, convertiti in vantaggi squadra. Come faccio a tenere vantaggi squadra? Ecco un modo: gli eroi mitici. Gli eroi mitici ricoprono un ruolo speciale nell'equipaggiamento eroe. Si distinguono perché ti forniscono sempre un vantaggio squadra nuovo e unico quando li ottieni. In futuro alcuni eroi mitici potrebbero richiedere il completamento di una missione prima che possano insegnare i propri segreti al resto della squadra. Questo non sarà l'unico modo per ottenere nuovi vantaggi di squadra, ma sicuramente è importante. Quindi ci fanno capire che gli eroi mitici saranno totalmente diversi, ci daranno degli effetti unici, scusate, dei vantaggi unici, però dovremo anche insegnargliele facendo delle missioni. Di questo se ne parla in futuro, probabilmente con una futura storyline, allora noi già lì avremo già sbloccato tutto. Non mi sembra che lo vadano già a implementare adesso questa funzione, però gli eroi mitici ce li abbiamo già, cioè la funzione sugli eroi mitici ce l'abbiamo già disponibile. Cambio di equipaggiamento. Gli equipaggiamenti multipli sono qui. Il nuovo sistema di equipaggiamento eroe ti consentirà di salvare equipaggiamenti diversi e di alternarli facilmente. Avanzando nella campagna Alzati e combatti, potrai ottenere slot equipaggiamento aggiuntivi. Oh, finalmente, raga, questo è un punto degno di nota, perché finalmente potremo creare la mia squadra con il soldato assalto urbano. Adesso faccio un esempio con gli eroi che ci sono finora. Il mio assalto con soldato assalto urbano con la percentuale alzata sul danno critico, oppure il ninja con danni dell'abilità aumentati, oppure il costruttore con il danno della base aumentato, oppure Jazz Furia di frammenti con il Teddy aumentato. Io mi salvo questa selezione e quando vado a selezionare tipo Jazz Furia di frammenti mi mette da solo la mia squadra che ho già preimpostato. Questo è utile perché ogni volta si perde un sacco di tempo a cambiare non solo l'eroe ma anche il bonus squadra e il bonus supporto. E se ora era lunga cambiare due bonus, figuriamoci dopo tutto questo aggiornamento, raga. Meno male hanno aggiunto questa funzione nel frattempo degli reload out. Finalmente, soprattutto, ne è valsa la pena aspettare. Secondo me ne è valsa veramente la pena. Ci parlano anche delle varianti estetiche. In futuro, praticamente tutti i nuovi eroi avranno un vantaggio distintivo.
Le varianti estetiche, quindi le reskin, saranno riservate agli eroi acquistabili esclusivamente in denaro, ad esempio pacchetto fondatore o come ricompense esclusive a tempo limitato, ad esempio Ramirez Brigata di compleanno, tipo durante i vari eventi ci sono ricompense che danno certi tipi di eroi reskin, a questo punto saranno solo reskin degli eroi principali. Applicheremo questo sistema a tutti gli eroi esistenti e così facendo numerose varianti estetiche diventeranno dei veri eroi unici, perciò eroi come Demo 8-bit e Bull Demolitore presto avranno i loro vantaggi distintivi. Lo stesso vale per i personaggi alternativi all'interno della stessa sottoclasse e quindi Bull Demolitore e Penny Demolitore non condivideranno più la stessa dotazione. Tutto da scoprire, raga. Eroi di eventi passati. Ci rendiamo conto che questo inciderà profondamente su tutti gli eroi e potresti aver tralasciato certe ricompense a tempo limitato perché procuravano varianti estetiche di eroi che possedevi già oppure dei vantaggi che non si adattavano al tuo stile di gioco. Sul lungo periodo intendiamo creare vari modi di procurarsi eroi di eventi passati. Hanno già diverse idee e spiegano, ne metteranno in futuro, dicono. Aggiungono che nel frattempo ci offriranno a tutti i nuovi giocatori un paio di voucher con cui potremmo riscattare eroi evento all'interno del registro raccolta, quindi non ci lasciano a mani vuote ma ci lasciano dei voucher come se fossero dei buoni spesa, diciamo, per reclutare degli eroi dal registro raccolta. Bisogna vedere se posso reclutare anche quelli che non ho mai ottenuto. Secondo me sì, dai, se ci danno sti voucher per forza. Nuovi eroi. Quale modo migliore di festeggiare il nuovo equipaggiamento se non inaugurando un paio di nuovi eroi? Abbiamo aggiunto 8 nuovi incarichi, ciascuno dei quali avrà un eroe come ricompensa. Questi incarichi saranno estensione degli incarichi delle diverse classi e si sbloccheranno dopo Val Arguta, dopo la seconda difesa dello scudo antitempesta a Val Arguta. Adesso questi ultimi tre punti ve li spiego molto brevemente. In pratica ci dicono che hanno aumentato le ricompense per quanto riguarda gocce di pioggia, pie progetti, pie superstiti e pie eroe, appunto per darci modo di provare tutta questa gamma di eroi, tutto quello che si racchiude dietro questo aggiornamento e non solo. In più ci regaleranno altri pie, sempre come stavo dicendo, identici, ce ne regaleranno un bel po' sulla base del nostro livello. Quindi se siamo arrivati già al 130, già al 100, già al 70, già al 50, ci daranno delle ricompense in base al nostro livello. Aggiungono anche che potremo resettare tutti i nostri eroi per dargli un nuovo utilizzo a tutti quanti. Io sono stracurioso di sapere voi cosa ne pensate, anche la Epic è stracuriosa di sapere noi cosa ne pensiamo. Non vedo l'ora di questo aggiornamento e che dire, raga, siete pronti per la nuova stagione?